Lucia Scarcella, criminologa, psicologa e grafologa, benvenuta ai nostri microfoni. Salve, buonasera. Buonasera. Allora, Lucia, ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso formativo, visto che insomma sono unite tre cose molto complesse, credo sia stato abbastanza lungo. Sì, allora, soprattutto, come ho detto, la grafologia è in realtà una materia anche a sé. Però dal mio punto di vista è anche molto importante avere sicuramente una base a livello di studi in psicologia e appunto in criminologia, perché sicuramente completa il quadro e ti permette in maniera più approfondita di fare diagnosi, anche di proprio diagnosi, prognosi, e utilizzare la grafia proprio come mezzo e come strumento proprio conoscitivo della personalità. E quindi su questo è molto importante. Allora, prima di entrare nel dettaglio e capire cos'è la grafologia, ti capita spesso ormai di vedere, in base alle persone che scrivono, e fare una sorta di mini analisi? Beh, l'occhio sinceramente cade, però no, si evita, perché comunque... Se no impazziresti. No, no, non è così, perché non si può in realtà generalizzare, no, con una frase, con una riga. Vanno visti diversi parametri per avere realmente una... diciamo proprio un un'immagine quadro completo della persona. Sì. Ecco, quindi spieghiamo meglio che cos'è la grafologia. Abbiamo detto a grandi linee, però magari vogliamo dire qualcosa in più. Sì, allora, come dicevamo appunto, la grafologia, al pari delle altre scienze, è diciamo è uno strumento anche molto importante che ci aiuta appunto a capire la personalità, a vedere le preferenze anche di una persona, se si è più portati anche proprio per determinate materie. Infatti si usa anche a livello a volte non scolastico, proprio per indirizzare anche noi ragazzi verso diciamo dei tipi di studio che possono essere anche più idonei a loro, e anche nei momenti appunto di nell'adolescenza, no, quindi momenti ancora di ricerca della propria personalità. Invece insomma nell'età adulta appunto si utilizza anche proprio come strumento simile al pari dei test grafici, cioè del disegno e dei scarabocchi, perché comunque quando si parla di grafologia si intende anche ciò, perché la scrittura è come noi vediamo anche noi stessi e come noi ci rappresentiamo nel mondo esterno. Quindi il foglio bianco dove si inizia a scrivere in realtà è il mondo, è il nostro mondo, il nostro spazio. Quindi è importante vedere anche come noi ci collochiamo su questo spazio vitale, se siamo al centro, se siamo a destra, a sinistra, perché ovviamente ogni posizione ha un'indicazione, un significato diverso. Questa qui proprio è la distribuzione classica dello spazio che noi chiamiamo in psicologia di Pulver, usata anche nel disegno. Poi ovviamente si guardano proprio le caratteristiche della grafia, se è grande, se è piccola, la pressione è importantissima, è proprio la vitalità, l'energia vitale dell'uomo. Quando è troppo calcata è perché magari è arrabbiato. Anche sì, c'è un'eccessiva diciamo appunto carica. Se la prende con il mondo, quindi si sfoga sullo scrivere. E c'è uno scarso controllo in quel caso, no? Anche appunto dei propri impulsi. Le grafie troppo anche, diciamo invece il contrario, troppo leggere, poco marcate, possono essere a volte anche indice, con altre ovviamente caratteristiche, anche a volte di depressione, in alcuni casi anche di anoressia, quindi ti danno delle indicazioni precise proprio a livello diagnostico. Invece nel campo della criminologia come può essere utile la grafologia? Allora, nell'ambito della criminologia ovviamente si fa un esame molto vasto, sia come dicevamo dall'impostazione spaziale, anche dal contenuto ovviamente del testo, quindi dalle parole, se si riesce appunto anche a risalire, no? Per esempio sulle lettere anonime, tramite appunto delle parole ricorrenti, se ci sono anche delle caratteristiche, degli accenti particolari, no? Quindi si può risalire se il soggetto è di lingua italiana, se è straniero, se ha delle cadenze particolari a volte, insomma di un modo di dire tipico di alcune, no? Di alcune regioni, e da qui anche poi a scendere appunto nel particolare, di vedere alcune caratteristiche specifiche, anche i piccoli segni sono importanti, la punteggiatura, i tagli delle T, tutto ciò insomma ci dà alla fine una... E a volte magari immagine completa. Pensiamo, anche queste persone pensano di poter copiare la scrittura di qualcuno, ma anche per metterlo in difficoltà in qualche situazione, in realtà non è possibile farlo. No, assolutamente no.
anche perché questi proprio diciamo questa teoria appunto è supportata proprio da studi a livello fisiologico, in quanto noi la scrittura nasce proprio da una combinazione del sistema nervoso centrale e periferico. Come ogni azione umana, anche il semplice camminare, no? È investita dalla nostra personalità, perché le persone per esempio nervose e ansiose corrono, camminano, no? Parlano velocemente. La stessa cosa la grafia, quindi comunque nasce proprio dall'unione profonda, no? Come dicevamo, del sistema nervoso centrale con il periferico, perché vengono utilizzati diversi sistemi, la motricità, quindi il movimento delle mani, la vista, la nostra organizzazione spaziale. E ci sono dei programmi, sono stati proprio diciamo studiati, che si chiamano dei programmi motori generalizzati a livello cerebrale, che sono unici e specifici per ogni individuo e non si possono replicare con diciamo nei falsi. Qualora i nostri ascoltatori fossero interessati a chiedere maggiori informazioni, come possono fare per contattarti? Allora, tramite il mio sito internet www.criminologiagrafologia.it. Benissimo, lì c'è anche qualche informazione in più, è sicuramente un argomento interessante da scoprire e da conoscere a prescindere. Grazie, sì. Allora, ripetiamo il sito www.criminologiagrafologia.it, c'è anche un'email info@grafologiaforense.net. Vogliamo lasciare qualche altro contatto, Lucia? Va bene anche il cellulare, 334 86 13 194. Benissimo, 334 86 13 194. Io ti ringrazio per essere stata qui con noi, grazie. Grazie a voi, buonasera.